un altro fiore all'occhiello partenopeo, un'altra grande struttura. Ben trovati amici di Turisti per Caso, oggi il nostro programma vi conduce in un'altra splendida struttura di Napoli. Dopo il Canottieri non poteva mancare il Circolo Posillipo. Allora, lei viene qui, io la vedo, come dire, sorridente, felice al sole, è una cosa che fa spesso? Ogni giorno, il mio circolo. Io sono un vecchio socio fondatore di questo circolo. Da quanti anni? È 40. 40 anni di Circolo Posillipo? Sì. Come trascorre le sue giornate? Adesso che non lavoro, la mattina al circolo, il pomeriggio vado a giocare a bridge. Una meraviglia, no, ma da vecchietto. Senta, quest'estate per le vacanze, lei crede che in qualche modo strutture come queste servano ad allietare le giornate di chi non va più in vacanza ad agosto? Senz'altro, signore, senz'altro. C'è anche, quindi, tra virgolette, un richiamo di turismo? Ma il turismo non ne richiama questo posto, ne richiama gli abitué. Quelli che non vanno in vacanza ad agosto. Quelli che non vanno in vacanza ad agosto, perché sono pure molti soci, mi compresi, che ad agosto non frequentiamo il circolo perché siamo fuori. Qui accanto a me c'è la signora Nora, che è una nuotatrice, ha raggiunto, ha raccolto anche dei successi. Sempre, ho cominciato da adulta, da ragazzina nuotavo. E poi da adulta, dopo i 52 anni, ho cominciato a nuotare con i master. E ho vinto di tutto. Ora ho 80 anni e ho fatto 2 record italiani, va bene, ho tanti amici, il circolo è meraviglioso, il turismo, vorrei andare quest'anno, non so, a stare un po' a Ischia, ma una settimana è bellissimo, Napoli è favolosa come turismo. Ecco signora, lei come in qualche modo innanzitutto frequenta il circolo con una continuità, con quale continuità? No, d'estate e d'inverno. D'inverno nuoto in piscina e d'estate faccio i bagni a mare, che è ottimo il mare. Pesco cozze, le mangio, non è inquinato per niente. Napoli si dice inquinata, ma da una vita le fogne finiscono a mare e io mi sono immunizzata forse. E questo è bella. I servizi che offre il Circolo Posillipo, lei ritiene che siano efficienti? Offre, cominciando, c'è il tennis, la sala giochi blandi, ristorante, nuoto, pallanuoto, canoa polo, canottaggio, sono i migliori nel mondo proprio, addirittura si mandano dei ragazzi alle Olimpiadi. Sempre sono state. All'età di 96 anni, sì. Quanto tempo trascorre qui al Circolo Posillipo? Tra qualche mese, no? 95, allora, all'età di 95 anni, quanto tempo trascorre qui al Circolo Posillipo? Ma prima molto di più, adesso d'estate anche d'inverno. D'estate in costume e d'inverno in tuta. Naturalmente non lavoro più perché per l'età. Trascorre le sue giornate qui al Circolo Posillipo, che cosa fa? Ma di cosa fa? La passeggiata, un po' di corsa sulla scogliera e poi quando è possibile, quando il tempo ce lo permette, un po' di sole, ripeto, in costume da bagno oppure in tuta se è inverno. Senta, lei è contento dei servizi che offre il Circolo Posillipo? Ma in parte... Cosa che non le piace? In parte sì, in parte ognuno ha le sue esigenze ed è portato sempre alla critica, quindi non vorrei criticare, diciamo, e dire quello che per me andrebbe cambiato. Faccio le ore piccole da quando non ho te, finalmente ho il tempo che mi serve per pensare soltanto a me. E anche se non rispondo più al telefono, e l'ho detto ai miei amici e non ci credono, io sto
te. Tenevo 10 anni quando venivo qua, ma ne tengo 87. Figurate. Come sono cambiate le sue giornate da quando aveva 10 anni adesso? È sempre lo stesso, ho lavorato perché tenevamo una salumeria qua, sono nato qua, abito ancora qua vicino al terrazzo del circolo. Insomma, lei lo trova sempre bello? No, per me è bello, è l'ideale. I miei figli vanno dappertutto e io non voglio andare a nessuna parte perché mi piace solo il circolo. Qui accanto a me c'è un'altra bella signora che viene a passare le sue giornate qui al Circolo Posillipo. Da quanto tempo? Saranno 7-8 anni. Quindi lei è socia? No, faccio il tesserino. Ero socia. Ecco, ma com'è questa storia che le donne non possono essere socie qui al Circolo Posillipo? Sono maschilisti i soci del circolo. Hanno fatto anche una votazione, un anno mi sembra, 2 anni fa, e hanno rifiutato. Voi donne siete costrette in qualche modo a venire in punta di piedi? Diciamo in punta di piedi, poi piano piano ci allarghiamo. Ecco signora, se dovessimo invece fare un riferimento al turismo, il turismo partenopeo, secondo lei com'è cambiato il turismo partenopeo e quanto sono importanti le strutture come queste per chi non va in vacanza? Cominciamo dalla seconda domanda, per chi non va in vacanza o anche per chi ci va è comunque comodissimo, sono comodissime queste strutture, perché chi è che sta in vacanza 5 mesi? Quindi il turismo partenopeo peggiora sempre di più perché tutte le cose che contraddistinguono Napoli certamente non li attira. E quindi queste, se non si danno una mossa, credo che finirà completamente il turismo. Ecco, il turismo in qualche modo è cambiato un po' il trend, cioè la gente tende ad andare in vacanza forse meno ad agosto, resta in città ad agosto e va in vacanza a giugno, settembre, luglio, anche per periodi brevi magari. Periodi brevi e più spesso magari. Quindi si resta in zona? Sì, sì, senz'altro. Per caso di dure, turisti per casa? Per casa, non per caso, per casa. Amici, un altro fiore all'occhiello del Circolo Posillipo è senz'altro la palla a nuoto. A tal proposito, qui accanto a me c'è Laura Stefanelli, ex atleta che fa molto per la Pallanuoto Campana. Salve, sono l'allenatore della pallanuoto femminile delle giovanili del Circolo Nautico Posillipo. Purtroppo senza voce, perché reduce da 2 semifinali nazionali in cui le under 15 sono qualificate per la finale scudetto che si terrà a Cosenza dall'8 al 12 di agosto e con le under 17 anche qualificate in finale scudetto che si terranno a Frosinone dal 21 in poi di luglio, corrente mese. È uno sport che cerco di far capire spesso che è anche per le donne e sono anni che cerchiamo di far capire e promuoverlo per la femminile, perché al contrario di come si possa pensare è uno sport che comunque completo, che aiuta la crescita fisica sana, è molto faticoso anche, molto sacrificato. Stefanelli, volendo invece uscire un attimo da questo argomento, entriamo nel vivo della nostra trasmissione che è Turisti per Casa, com'è cambiato il turismo nostrano e soprattutto le strutture come questa, quindi il Circolo Posillipo, quanto fanno bene ai soci, quindi ai cittadini partenopei che magari restano in città? Sicuramente tantissimo, anche perché Napoli è una città molto difficile, molto, molto complicata e soprattutto per quello che riguarda la vivibilità. Quindi un'oasi come questa del Circolo Nautico Posillipo, in cui c'è tranquillità, c'è un ottimo panorama, un punto di ritrovo per giovani a livello sportivo, perché abbiamo tantissime discipline, e per i soci, quindi un luogo di ritrovo, di ristorazione, di tranquillità, controllato, è sicuramente un'alternativa alla vacanza, quindi è una vacanza cittadina per eccellenza secondo me. The
West Coast, yes, we do it like this, and we see it with a kiss and a pound. It's just how it go down, it's the protocol. Do you feel me? Signor Aldo, quanto servono delle strutture come queste per allietare le giornate dei cittadini partenopei, quindi magari i soci, anzi diciamo così, dei soci che restano in città ad agosto? Ne servirebbero moltissime, purtroppo la nostra ubicazione come città e cose non ce lo consente molto. Noi abbiamo molte strutture come queste che sono altri circoli nautici e cose, però tutto poi si basa, il cittadino deve andare sempre poi in strutture a pagamento, mentre invece noi qui cerchiamo di avere per i soci tutto quello che c'è, che hanno bisogno, senza dover andare in giro. E qui c'è ristorazione, c'è feste, c'è attività sportiva, c'è palestra, c'è tutto. Il socio gode di tutti questi spazi senza avere bisogno di andare da altre parti. Dovessimo invece individuare tra i tanti pregi che lei ci ha elencato una falla del Circolo Posillipo, qualcosa su cui il Circolo Posillipo deve lavorare? Noi avremo bisogno di più spazi, questo è il problema. Noi abbiamo pochi spazi e non abbiamo parcheggi. Questo è il grave handicap del Posillipo. Non abbiamo parcheggi perché siamo in una zona dove abbiamo tutti i parcheggi a pagamento, non abbiamo spazi, non riusciamo a sviluppare come vorremmo tutte le nostre attività. Lei mi raccontava poco fa, telecamere spente, di come quanti soci del circolo magari ad agosto non andranno in vacanza e quindi sfrutteranno questa struttura. Premesso che io sono tra quelli, perché ritengo che godere la città di Napoli nel mese di agosto è il momento più bello. E noi diamo la possibilità ai nostri soci di stare qui, di farsi delle vacanze a Napoli nella nostra villa al mare, perché noi la consideriamo la nostra villa al mare, il Circolo Posillipo. Il Circolo Posillipo riserva una parte essenziale delle sue attività allo sport. La parte principale della nostra attività è lo sport. Noi abbiamo 8 discipline sportive, tutte ad altissimo livello. Forse quella che più risalta all'immagine è la pallanuoto. Però non bisogna dimenticare le altre attività sportive, vela, canottaggio, scherma, triathlon, nuoto di salvamento, il nuoto pure in se stesso, che noi facciamo ad altissimo livello, canoa polo. Sono tutte attività dove praticamente noi vinciamo continuamente titoli, senza... Pensi che noi abbiamo 13 squadre di pallanuoto, abbiamo conquistato il terzo posto nel campionato di Serie A1 e poi abbiamo tutte le squadre giovanili in finale nazionale. Questo ci può consentire, come abbiamo vinto per 19 anni consecutivi, speriamo di fare il 20° trofeo del giocatore, che sarebbe lo scudetto delle società, dell'attività che fa la società complessivamente nell'arco della valle. Bene amici, la nostra puntata di Turisti per Caso termina qui. Io vi ricordo il prossimo appuntamento, mi raccomando non mancate, arrivederci. Just proper etiquette, sitting on the top step with a bag of chips and soup.